Bene, ritrovati. Come promesso, oggi approfondiamo il tema della rete elettrica. Quindi la domanda che si poneva il nostro ricercatore pubblico, ricordo che sto usando i dati, le ricerche, le risultanze pubbliche di ricercatori pubblici, cioè dipendenti, assunti, impiegati in aziende pubbliche, in questo caso il CNR, ma ce ne sono molti altri. In Enea, in RSE, eccetera, eccetera, abbiamo moltissimi ricercatori che ci producono appunto ricerche pubbliche. Ora, in questo caso, il ricercatore si limitava a dire che 20 anni fa sembrava impossibile avere un condizionatore in ogni abitazione, invece è quello in cui praticamente ci ritroviamo, abbiamo moltissime abitazioni, case, fabbriche, uffici, eccetera, eccetera, che hanno condizionatori e la rete continua a reggere. Ora, cominciamo con qualche riflessione. La prima deriva dal fatto che nei passati 10 anni, io ho sempre, lavorato, ero appunto, parlamentare in Senato nella Commissione Industria, sempre tutti e 10 anni in Commissione Industria, e più volte abbiamo, come si dice, audito, cioè fatto audizioni, che sono il termine tecnico per dire che si chiamano o aziende pubbliche o aziende private o associazioni, qualsiasi soggetti, anche privati, per ascoltare e interrogarli su determinate questioni. E moltissime volte lo abbiamo fatto appunto sulla questione della rete, e tutte le volte ci è stato fornito un quadro di dati che potete trovare anche pubblicamente, perché le audizioni sono tutte registrate, sono video registrate, e in queste audizioni appunto i vari soggetti ci rassicuravano dicendo che comunque gli investimenti per rafforzare, per implementare la rete elettrica continuano, sono sempre continuati, e quindi la rete è man mano si è adeguata al trascorrere dei tempi. Tanto è vero, e qui cominciamo a integrare con qualche immagine, tanto è vero che se noi andiamo a cercare l'ultimo blackout importante nazionale italiano, dobbiamo risalire al 2003. Chi di voi ha una certa età se lo ricorda, chi è giovane nemmeno lo ha presente, perché appunto dal 2003 in poi non abbiamo più avuto blackout nazionali, cioè in cui tutta la rete nazionale è caduta. Abbiamo avuto certamente altri blackout locali, tempeste, purtroppo grandinate, eccetera, eccetera. Qualche zona d'Italia certamente ha avuto ancora dei disservizi momentanei, ma un blackout così massiccio e che ha coinvolto l'intera Italia, tranne la Sardegna e la Sicilia, che hanno reti proprie, dobbiamo risalire a 21 anni fa. E questo già ci dà un forte indizio sul fatto, una forte direi prova sul fatto che la rete elettrica effettivamente sta tenendo passo rispetto all'avanzare dei tempi. Ora, due parole sulla rete elettrica, in maniera che un po' tutti abbiano un paio di informazioni utili. Allora, dovrebbe apparire una bella immagine, eccola qui. Questo naturalmente è il sito ufficiale del gestore della rete di trasmissione. Allora, in Italia la rete di trasmissione, cioè quella, diciamo così, non uso termini tecnici, quella che trasporta tanta, tanta roba, l'infrastruttura principale, diciamo, per fare un paragone, le autostrade dell'elettricità, la rete di trasmissione, viene gestita da un soggetto pubblico che si chiama Terna. Mentre poi gli ultimi chilometri, per tornare al paragone delle autostrade, mentre le autostrade appunto sono gestite da un soggetto pubblico, le strade, quelle diciamo normali, cioè la cosiddetta rete di distribuzione, che vedete l'ultimo pezzo qui in basso, quelle invece sono gestite da soggetti che possono tranquillamente, e sono soggetti privati, oppure misti come l'Enel,
che ha l'85% appunto di quest'ultimo pezzo, cioè la rete di distribuzione. Quindi questa immagine è abbastanza semplice. Partendo da sinistra in alto, vedete la produzione, che può essere sia dalle fonti, diciamo, fossili tradizionali, gas, carbone e petrolio, sia dalle rinnovabili. La produzione immette nella rete e tipicamente può immettere nella rete di trasmissione, che, ripeto, è quella che trasmette il grosso, le autostrade dell'elettricità. La rete di trasmissione, attraverso circa 2000 cabine di trasformazione in tutta Italia, trasforma questa elettricità ad altissimo voltaggio in un voltaggio più basso per rimetterla nella rete di distribuzione. E a sua volta questa ha circa 500.000 di cabine di trasformazione per portarla poi in tutte le abitazioni, le fabbriche, in tutti i punti in cui viene consumata. Quindi questo è lo scheletro generale, e pensate che oltre alle 2000 cabine primarie e al 500.000 di cabine secondarie, se noi conteggiamo i fili elettrici di queste reti, quindi trasmissione più distribuzione, arriviamo a 1.200.000 chilometri. Quindi in Italia abbiamo reti elettriche che fanno 30 volte il giro della circonferenza del pianeta. La circonferenza del pianeta sono 40.000 chilometri, le nostre reti elettriche fanno questo giro 30 volte, quindi 1.200.000 chilometri è appunto la rete tra trasmissione e distribuzione. Questo per farvi capire che naturalmente non è nata in un giorno, si è sviluppata in tutti questi decenni. Detto questo, io prima ho detto la rete di trasmissione è pubblica, e qua devo aprire una piccola ma importante parentesi, perché nel 2014 io denunciai la vendita del 35% del capitale sociale di CDP Reti, che controlla al 30% le nostre reti gas e Terna, perché Terna al 30% è di CDP Reti. Ecco, questa società vendette il 35% a una società cinese, alla State Grid cinese. Io feci un'interrogazione parlamentare per chiedere: ma perché vendiamo questa struttura strategica che trasporta l'altissima tensione, quindi l'ingrosso, come fossero le autostrade dell'energia, ai cinesi? Me ne occupai per più di un anno. Qui vedete tutti i miei post nel mio sito parlamentare, in cui ho denunciato questa vendita di questo importantissimo patrimonio statale. E all'interrogazione mi venne a rispondere l'allora vice ministro De Vincenti, dicendo: caro Girotto, sì, capisco la tua preoccupazione, ma stai tranquillo, perché abbiamo venduto una quota di minoranza, un 30% ai cinesi, e ci siamo assicurati di avere la maggioranza all'interno del consiglio di amministrazione, e quindi le decisioni comunque le prenderà lo Stato italiano. E naturalmente, giusto, bene, vorrei dire ci mancherebbe, però il problema è che comunque i cinesi a questo punto hanno una enorme serie di informazioni, perché essendo soci al 30% di questa società, hanno accesso in qualità di soci a tutta una serie di dati estremamente importanti. E questa cosa mi preoccupa assai, perché non è che noi italiani abbiamo reciprocamente accesso alle informazioni sul mercato dei consumatori cinese. Quindi io continuo a ripetere che questa non è una buona situazione, in cui appunto la Cina possiede una quota importante della nostra rete di trasmissione. Ora, detto questo,
vi do un'ulteriore informazione sul fatto che la rete reggerà senz'altro l'impatto dei veicoli elettrici. Molti sono preoccupati che nei prossimi anni, essendoci praticamente in maniera inderogabile questo passaggio dalla mobilità con motore a scoppio al motore elettrico, la rete non tenga. Bene, come sempre io chiedo sempre a tutti, non informatevi tra virgolette al bar, con tutto il rispetto del bar, ma osserviamo sempre i dati di chi per lavoro fa questo tipo di analisi, soprattutto quando è un ente pubblico. Ora vedete, questo studio è sì fatto tra un misto di società, alcune private come Motus è, anche Cesi, poi c'è il Politecnico, quindi l'Università di Milano, ma soprattutto è stato validato da RSE, di cui più volte vi ho parlato in questi video, che è una società anch'essa 100% pubblica, RSE significa ricerca sistema energetico, quindi loro fanno esclusivamente, totalmente, solamente studi sull'energia, su tutti gli aspetti dell'energia, ricerca sistema energetico. E questo studio cos'è che ha portato come risultanze? Ve lo potete leggere, ma io vi faccio la super sintesi, che il cambio dalle automobili a scoppio, automobili termiche, alle automobili elettriche porterà vantaggi in tutti i sensi, perché non solo si ridurrà del 40% i costi legati al fatto di tenere la rete in equilibrio, perché la rete deve produrre esattamente quanto viene consumato istante per istante, quindi bisogna tenere in equilibrio produzione e consumo, e questo si chiama appunto dispacciamento. Quindi non solo questo passaggio, e vi spiego fra poco perché, diminuirà di circa 800 milioni di euro all'anno i costi di dispacciamento, che ricordo vengono pagati da tutti voi, da tutti noi, sulle bollette. Quindi sono costi che vengono pubblicizzati nelle bollette di tutti. Non solo ci sarà un taglio di quello che è attualmente un fenomeno, anzi una necessità estremamente negativa, durante l'estate tipicamente o in giornate molto ventose, oggi come oggi siamo costretti a spegnere, diciamo così, o a scollegare gli impianti da fonti rinnovabili, perché producono talmente tanta elettricità che non sappiamo dove metterla, non abbiamo ancora batterie sufficienti. Ecco, queste batterie un domani saranno in buona parte anche le batterie delle automobili. Quindi, anziché come oggi dover spegnere le centrali a fonti rinnovabili nei momenti di maggiore, in cui loro producono maggiormente, perché non sappiamo dove mettere l'elettricità, ecco che potremo andare a caricare le batterie delle auto. Quindi questo studio calcola in 45% un miglioramento su questo settore, appunto, su questa si chiama overgeneration. Quindi il fatto che le batterie delle auto serviranno per incamerare energia nei momenti in cui le rinnovabili producono tantissimo, quindi in estate, nelle ore centrali della giornata o in situazioni molto ventose in cui l'eolico produce molto. Avremo una diminuzione del 41% delle emissioni di gas climalteranti, quindi meno 41% di produzione di gas climalteranti, appunto relativamente al settore automobilistico, e l'aumento di elettricità, che è la cosa che preoccupa maggiormente e tema di questa puntata, l'aumento di elettricità sarà solo il 3%. Cioè le automobili elettriche non è che consumano poi così tanto. L'aumento dell'elettricità per far andare il parco elettrico delle automobili sarà solo del 3%. Quindi non una cosa spaventosa, ma una cosa che la rete riuscirà a gestire. Ora, perché l'automobile elettrica, grazie a quale tecnologia l'automobile elettrica riesce a dare addirittura un aiuto alla rete? Non è solo un qualcosa che prende dalla rete, ma è un qualcosa anche che dà alla rete. Quindi, con questa tecnologia che si chiama, sempre con termini inglesi, vehicle to grid, cioè
autovettura verso rete e viceversa, quindi bidirezionale, l'automobile elettrica, che sostanzialmente è un pacco batterie con un motore elettrico sopra e poi tutto quello che serve per fare l'automobile, sarà in grado di prendere l'energia dalla rete soprattutto quando le rinnovabili producono tantissimo, producono oltre la richiesta e quindi c'è bisogno di immagazzinare, appunto a mettere in batteria l'energia, caricare le batterie. Allora ecco che potranno prendere questa sovragenerazione di elettricità da rinnovabili. Ma non solo, nei momenti inversi, cioè quando c'è poca energia nelle centrali di produzione, ecco che le automobili diventano delle mini centrali di produzione, ma essendo che saranno centinaia di migliaia, addirittura milioni di automobili elettriche, riusciranno per tutta una serie di periodi più o meno lunghi, naturalmente dipende dalla situazione, loro ad aiutare la rete. Quindi ecco che le automobili elettriche saranno addirittura un supporto alla rete elettrica, in grado di prendere quando c'è troppa produzione e dare quando c'è troppa poca produzione. Cioè diventeranno delle mini centrali elettriche bidirezionali con le batterie in grado appunto di incamerare. Ora, detto questo, terminiamo con l'ultima parte. Se torniamo un attimo alla prima immagine che vi avevo mostrato sul blackout, senza farlo apposta, chi ha fatto questa pagina ha scritto, ha riportato questa indicazione che proviene da un dépliant tedesco sulle rinnovabili, in cui c'è scritto che la transizione energetica alle energie rinnovabili garantisce meno interruzioni di corrente. Qua indicava un dato addirittura del 2016 contro il 2006, diceva che il numero di problematiche in merito era diminuito molto appunto in Germania con l'avvento delle energie rinnovabili. Questo perché tipicamente le energie rinnovabili, oltre che essere estremamente prevedibili, ma riescono a produrre e a dare la loro energia nelle immediate vicinanze, quindi diminuendo il fabbisogno di trasportare l'energia, che è il compito della rete elettrica. Il compito della rete elettrica è trasportare energia. Ma se io faccio come con le comunità delle energetiche, o come fa già 700.000 abitazioni private italiane che hanno alcuni kilowatt di fotovoltaico sul tetto, se io produco e immediatamente consumo nell'edificio stesso, la rete elettrica non mi serve più. Quindi chi produce e autoconsuma direttamente sullo stesso edificio non ha nemmeno bisogno, tra virgolette, della rete elettrica. Poi, per carità, continuiamo a averne bisogno e continueremo ad averne bisogno, perché sarà difficile, ci vorranno anni per raggiungere il 100% di indipendenza. Diciamo che diminuiamo, man mano che passa il tempo, diminuiamo la necessità di utilizzare la rete elettrica o comunque il carico, lo stress della rete elettrica. Sulle comunità dell'energia la cosa continua, si sviluppa, siamo all'interno della stessa cabina di trasformazione, quindi anche in questo caso non andiamo a impegnare la rete, non andiamo a impegnare le autostrade, le manteniamo il più possibile libere e quindi diminuiamo lo stress, diminuiamo i costi, diminuiamo la necessità di continuare a crescere indefinitivamente. Quindi ecco quello che è una delle ragioni principali per cui fare le comunità energetiche. Primo, perché appunto sono le comunità energetiche rinnovabili e quindi produciamo elettricità da fonti rinnovabili con tutto quello che ne segue e conoscete bene. Ma ulteriormente per questo motivo che io ho produzione e consumo estremamente vicini e quindi la necessità della rete diminuisce. Oserei dire meglio, diamo alla rete i compiti importanti, cioè quelli di trasferire la rete tra le varie nazioni, scusate, la rete, l'energia tra varie nazioni, quindi per esempio in Italia
potremo fare tanto sole e dare energia al nord, che viceversa ce la potrà dare perché ha tanto vento. Quindi le due cose si potranno in qualche maniera aiutare reciprocamente, ma ugualmente all'interno della stessa Italia ci saranno zone in cui magari in quel momento c'è maltempo, altre zone in cui invece non c'è o comunque c'è tanto vento, ed ecco che comunque la rete di trasmissione continuerà a essere utilissima, direi indispensabile, per comunque trasportare questi, pareggiare questi sbilanciamenti che ci possono essere. Però, diciamo, liberiamo una grossa fetta di carico, di sforzo, che attualmente la rete deve sostenere, perché deve trasportare ancora moltissima elettricità, perché ricordiamo che ancora attualmente il 65% dell'elettricità comunque si fa ancora con quasi tutta con gas, un pochino di olio e un 10% ancora importiamo nucleare dall'estero. Quindi liberiamo una grossa fetta di questa quota facendo autoproduzione. Quindi questo è uno dei motivi principali per fare le comunità energetiche. Ora chiudo questa puntata con un ragionamento e una rassicurazione. Il ragionamento è che vi ho dimostrato, o meglio, i ricercatori pubblici hanno dimostrato che la transizione della mobilità all'elettrico non è un problema, perché si tratta solo del 3% in più di fabbisogno di elettricità. Il vero grosso punto interrogativo lo abbiamo per gli altri due grossi consumi energetici, cioè i riscaldamenti, che attualmente vanno ancora in grossissima maggioranza a gas, e si sta facendo il passaggio alle pompe elettriche e di calore, e ancora alle fabbriche, dalle ceramiche con i loro grandi forni, alle acciaierie con ugualmente i loro grandi forni, alla chimica, al vetro con le fonderie appunto per il vetro, alla carta in cui ugualmente si consuma anche lì moltissima energia. Quindi lì sono le vere sfide, il passaggio appunto di tutto il settore industriale e termico. La rassicurazione qual è? È che la rete comunque reggerà. Perché? Perché nel momento in cui una qualsiasi fabbrica, una qualsiasi utente vuole ingrandirsi, diciamo, a livello di consumi, quindi o una fabbrica nuova o una esistente che vuole consumare più energia, nel momento in cui chiede al suo distributore di zona un nuovo contatore, quindi un nuovo punto di acquisto di energia, e lo chiede da 10 kW, da 100 kW, da 1 MW, a seconda di quello di cui ha bisogno, non è che il distributore gli dice: ah, ok, tieni qua, pronto, subito, domani, zac, eccoti qua agganciato, tanto a me basta venderlo. No, no, perché Terna, che è l'ente pubblico, fa da vigile. Eterna dirà al distributore sì o no, e parafrasando la famosa canzone di Vasco Rossi, c'è chi dice no, cioè Eterna, se vede che quella nuova fabbrica, quell'aumento di potenza richiesta non è compatibile con la sicurezza, dice di no e non allaccia, non permette l'allaccio di quella determinata utenza. Quindi questa è la garanzia che funziona da moltissimi anni, per cui non ci sarà un indiscriminato aumento di contatori di consumi elettrici, ma sarà ordinato in base a quello che la rete garantisce di tenuta. Naturalmente Terna sta facendo tutta una serie di investimenti, e lo trovate e li trovate descritti nel loro sito, se internet mi fa la grazia, qui nel loro sito, che prima vi ho mostrato l'immagine, vedete che c'è tutta una serie di informazioni sugli investimenti, vedete, mica spiccioli, 21 miliardi per questo quinquennio di investimenti, quindi Terna continua a investire per mantenere la rete in equilibrio. Questa è la parte del dispacciamento, cioè quella cosa di cui vi spiegavo prima, che la rete elettrica deve essere in equilibrio istante per istante. Quindi da una parte, ripeto, poniamo attenzione al fatto che la vera sfida non è la mobilità elettrica, ma è il termico, e se vogliamo anche il raffrescamento d'estate, e
L'industriale con le industrie che consumano massicciamente, cioè consumano enormi quantità di energie. Ed è anche per questo che da tempo io sto insistendo con le associazioni industriali di Acani di lavorare di più sulle comunità dell'energia, perché sono quelle che possono garantirgli maggiormente un risparmio in bolletta. E quindi vi do appuntamento alla prossima puntata, in cui vi descriverò come esiste uno strumento molto semplice, che ha un termine sempre in inglese, tanto per cambiare, PPA, Power Purchase Agreement, ma in italiano semplicemente accordi di acquisto di energia, in cui una fabbrica, una zona industriale può fare un acquisto diretto da un produttore che sta per installare tot fonti rinnovabili. Quindi c'è questo accordo per cui c'è un investitore che dice: guarda, io sto per costruire un nuovo impianto da 10 megawatt di potenza, e si mette d'accordo con una zona industriale, con una fabbrica, con un insieme di utenti che dicono: guarda, tranquillo, tu fai l'impianto, firmiamo il contratto, noi ci impegniamo già per i prossimi 20 anni ad acquistarti l'elettricità che questo impianto produrrà a un prezzo che naturalmente verrà concordato. Ecco, nella prossima puntata vi spiegherò un po' meglio questa tipologia di soluzione, perché avrà un'enorme importanza per il prossimo futuro. Per intanto, appuntamento alla prossima puntata.